Queste immagini sono immagini dei venditi, che abbiamo visto tantissimo, sempre nei nostri occhi. Ma come quelle cose che vediamo spesso, il rischio è di non sentire più. La domenica, mi svegliai abbastanza tardi, perlomeno rispetto all'orario in cui solitamente si alzava mio padre, che si alzava ogni giorno alle 5 del mattino. Però mio padre tentò di scuotermi dall'ampia loffia domenicale. La seconda cosa è che il giorno in cui loro usciranno, il 19 luglio, e alle 16.58, e qui non vedranno più nessuno, ecco, quello sarà veramente il giorno della fine. Esclusivamente di criminalità mafiosa. E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Dire in maniera ferma e decisa da che parte stiamo, perché noi stiamo dalla loro parte, dalla parte di quei valori di legalità e giustizia per i quali sono morti. E questo non sembra mai un altro. Passato qua il 19. Tanta rabbia perché dopo Falcone, in quel periodo storico, lo Stato non è stato capace di proteggere Paolo. Sono per loro che intendono la mafia o il Stato. Intendono la mafia o esterno. Questo perché sappiamo dalle indagini, da quello che abbiamo accertato, che ci sono state presenze esterne. Chi c'era e perché c'era, qualcuno sa. Continueremo ancora a cercare di trovare. Grazie a tutti voi presenti, noi adesso siamo capaci, grazie a tutti voi, grazie a noi siamo capaci, ci vediamo là, grazie.